non è che le vernici di oggi moderne favoriscono la formazione della muffa rispetto a quelle di un tempo? Riprendo questo messaggio di Luca che mi ha fatto molto riflettere e vi racconto una storia. Come sapete, chi non lo sa, io sono figlio di un imbianchino, mio papà per tutta la vita ha fatto questo mestiere, poi è andato in pensione, ha aperto un colorificio, poi sono arrivato io ed è venuta l'idea di creare un'azienda che si occupasse esclusivamente di soluzioni contro la muffa. Però se devo dirvela tutta, chiedete magari ai vostri genitori barra nonni che hanno vissuto gli anni 70 e 80, tutti questi problemi di muffa all'epoca non ce n'erano, ma vi fermo subito, non c'erano gli infissi doppio vetro, non c'era il cappotto, le case erano gestite diversamente, ok. Però c'è anche da dire che c'è un'altra nota che devo segnalarvi, che le vernici di un tempo, per fortuna oggi non ci sono più, non avevano da sottostare alle normative sull'inquinamento dell'Unione Europea, quindi vai col piombo, col cromo, con tutti i materiali chimici che magari ti fanno un super bianco, il mitico titanio che c'è anche oggi, ma magari oggi è in formulazione diversa. Quindi questo per dirvi che con prodotti estremamente chimici che all'epoca si potevano commercializzare, era molto più difficile per la muffa formarsi in maniera così copiosa come succede oggi. Mentre invece oggi non è che abbiamo dei prodotti che favoriscono, però non potendo utilizzare certe materie prime perché sono tossiche e pericolose, togli quello, togli quell'altro, la cellulosa ci serve sempre per creare dei materiali vernicianti e potremmo dire, senza gridare al complotto però ragazzi, che aver ristretto per il nostro bene il raggio dei composti tossici perché c'erano anche dei materiali cancerogeni, quindi dobbiamo ringraziare se qualcuno ha deciso di normare questa cosa, però voi volente o nolente i composti di oggi sono un pochino più organici, più piacevoli per le nostre muffe, quindi per assurdo poi gli dobbiamo buttare sopra la candeggina per cercare di tenerle a bada, ma in realtà stiamo dando da mangiare alla muffa indirettamente e questa è una cosa un po' triste. Però come vi dico sempre, più che concentrarsi su quale prodotto buttare sulla muffa e speriamo che vada tutto bene dopo che l'abbiamo fatto 47 volte, magari è il caso di dire cosa possiamo fare per togliere cibo alla muffa. Teniamo a bada il tasso di umidità, riduciamo la condensa sulle pareti. Ecco, questi sono gli argomenti di cui noi dobbiamo parlare nei nostri commenti, non dimmi un prodotto da comprare, perché tanto uno vale l'altro, se non risolve non risolve nessuno. Se azzeccate la diagnosi, bene, se no ve la fate fare da un tecnico, ma di questo ne parliamo in un altro video. Ciao da Giuseppe e basta muffa!